Allora, buonasera, buon Abend, willkommen, benvenuti a tutti, siamo qui quasi per la seconda serata della seconda rassegna sulla letteratura austriaca sudeste e litorale. E questa sera abbiamo altri tre autori, che sono Alexander Keppel di Berlino, in realtà, ma scrive così bene dell'Austria-Ungheria che gli abbiamo dato la cittadinanza, e poi ci sarà il professor Strasser e infine il nostro caro e grande amico Christian Klinger per finire. I giochi, la serata sarà condotta sempre dalla instancabile vicepresidentessa dei campionisti Cristina Paolazzetta e dalla scrittrice anche Cristina Casapiccola. E quindi lascio un momento la parola a Luciano Santin che porterà i saluti di una persona che lui frequentava un po' e quale ha soffiato, ha detronizzato il precedente presidente del Circolo della Stampa, del quale ci arrivano i saluti. Grazie e buona serata. Buonasera a tutti. Io ho portato i saluti del Circolo della Stampa. Adesso porto quelli del mio predecessore che adesso dirige l'Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione e dell'Età Contemporanea di Trieste e dirige la rivista Quale Storia, lunedì sabattini. Cari amici, cari ospiti, impegni familiari inattesi mi impediscono di essere con voi come avrei desiderato. Invio un caloroso benvenuto e un affettuoso saluto. Unito a un grazie agli amici del Club Turisti Triestini, i quali si prodigano in ottime iniziative che sottolineano la multiculturalità della nostra città e del nostro territorio del litorale, che è il termine geografico con il quale mi piace denominare. La nostra identità culturale non esisterebbe se non ci fosse la presenza della cultura tedesca, che insieme a quella slovena e italiana costituisce uno dei pilastri del nostro esserci. Quindi conoscere questa cultura che per molte ragioni, non tutte commendevoli, è stata oscurata in questo nostro territorio è veramente un impegno che fa onore ai turisti triestini e arricchisce la nostra città. Non dimentichiamo che qui il Mediterraneo si insinua profondamente in Europa e che questo fatto geografico ha avuto e dà conseguenze enormi perché qui si incontrano e si scontrano tre grandi civiltà, tre grandi religioni, esperienze che hanno fatto di questo litorale alto adriatico un laboratorio geopolitico. Come ha scritto Lucio Caracciolo già nel 2019, nella prefazione a due corposi volumi di storia militare italiana, non c'è niente da fare, siamo e probabilmente resteremo sul Rim, cioè il bordo, su quello strategico tra Occidente e Oriente, oltre che su quello culturale, migratorio e di sicurezza fra Settentrione e Meridione, ovvero fra Orgolandia e Caoslandia, secondo la partizione del planisfero geopolitico proposta da Limes. E sapete qual è il punto di osservazione privilegiato per capire le sorti della nostra Rimland? Trieste. E in questo tragico momento è necessario fare appello proprio alle culture che qui si sono sviluppate per fronteggiare una crisi di cui non conosciamo gli sbocchi. Conoscere quello che pensano i nostri concittadini europei di lingua tedesca attraverso le loro opere è quindi fondamentale. Grazie per questo magnifico lavoro.